Il pensiero di Leopardi è estremamente complesso e variegato e cambia nel corso degli anni, come abbiamo appunto accennato in riferimento alla sua vita. Molto interessante è il fatto che Leopardi sia un autore di cui possediamo davvero molti, molti scritti. Non perché di altri autori non abbiamo prova della loro scrittura, al contrario. Ma Leopardi ha raccolto per iscritto sostanzialmente, possiamo dire, quasi tutto il suo pensiero. E l'opera principale da questo punto di vista è appunto Lo Zibaldone. Lo Zibaldone è sostanzialmente, lo definiremo oggi, una sorta di diario, anche se è molto improprio questo nome. E all'inizio nasce come una specie di quaderno dove Leopardi dal luglio del 1817 inizia a scrivere le sue riflessioni, i suoi pensieri scritti molto spesso di getto e senza un ordine preciso, a volte ritornando indietro, eccetera. Solo a partire dal 1820 Leopardi inizia a classificare meglio l'opera, mette la data in calce ai singoli testi, quindi data ogni sua riflessione, ogni parte scritta nello Zibaldone, e realizza addirittura due indici egli stesso, uno nel 1824 e uno nel 1827, che servono per orientarsi nella grandissima quantità di appunti inseriti in quest'opera, e sono indici fatti per argomento. I materiali contenuti nello Zibaldone coprono circa dal 1817 al 1832 e sono addirittura 4.526 fogli. Una raccolta che rimase sconosciuta fino alla morte del poeta, che venne pubblicata addirittura un secolo dopo la sua nascita, tra il 1898 e il 1900. Il pensiero di Leopardi non può essere definito un pensiero veramente e propriamente filosofico, non si può parlare di Leopardi come di un filosofo, in quanto manca l'organicità e la completezza di un vero e proprio sistema filosofico. Ma nelle sue opere la riflessione filosofica è innegabilmente presente e continua dall'inizio fino alla fine, e ha un ruolo di primo piano, sia nella poesia che nella prosa. È un atteggiamento che appunto pervade tutti gli scritti dell'autore. È un atteggiamento che ha sostanzialmente un carattere, un orientamento, definiremmo pessimistico, in cui la concezione dell'esistenza però mostra un'evoluzione che può essere scandita in tre fasi. Parliamo sempre di una definizione postuma, ripetiamo, Leopardi non ha definito il suo pensiero, non ha detto. Non si è reso conto di aver avuto tre fasi, probabilmente sì, ma non lo ha esplicitato nello Zibaldone, non ha detto mai quello che stiamo dicendo noi. È una riflessione appunto che fanno i commentatori dopo osservando l'opera. E quindi queste tre fasi, dicevamo, la fase del pessimismo storico, la fase del pessimismo cosmico e la fase dell'atteggiamento eroico. Abbiamo detto che il pensiero leopardiano si può dividere in tre fasi. La prima, quella del pessimismo storico, è quel momento che va dal 1819 al 1823 circa. Al centro c'è il contrasto tra la natura e la ragione. La natura vista come una madre, benigna nei confronti del genere umano, e la ragione invece come causa dell'infelicità. Questo pensiero si articola in tre grandi aspetti. Innanzitutto la consapevolezza che le età primitive, gli antichi, erano delle età eroiche, erano un periodo in cui gli uomini erano dominati dall'immaginazione, erano animati da grandi ideali e quindi riuscivano a cogliere appieno l'essenza del piacere, dice Leopardi, e quindi della felicità, in contrapposizione all'età moderna, che invece è razionale,
ed è priva di immaginazioni ed illusioni. La natura, il secondo punto, è in generale benevola, buona, è una natura madre nei confronti appunto del genere umano, dell'uomo. Ispira grandi sentimenti, grandi emozioni, nutre l'immaginazione, nutre le illusioni. È la poesia dell'immaginazione quella che sviluppa Leopardi proprio in questi anni, perché l'immaginazione è la via per il piacere e quindi per la felicità. Il terzo punto è che la natura è nemica, la ragione è nemica della natura, e quindi la ragione è la causa dell'infelicità e la causa di una poesia sentimentale, che è più appunto triste, più volta a rendersi conto di questa infelicità. Questo che appunto chiamiamo, i commentatori hanno chiamato pessimismo storico, dà appunto un giudizio sostanzialmente negativo sul periodo storico in cui il nostro Leopardi si trova a vivere. Ma questo giudizio negativo si evolve verso quello che è definito il pessimismo cosmico. Intorno al 1823 il pensiero di Leopardi cambia, prende una svolta ancora più pessimistica. È quella che gli studiosi hanno chiamato la fase del pessimismo cosmico, dal 1823 al 1830 circa. Una fase che è ovviamente determinata in parte da eventi personali. La malattia agli occhi si aggrava per un ragazzo, all'epoca Leopardi ha 20 anni, per un ragazzo che ha passato la sua vita a leggere, il far fatica a leggere diventa ovviamente una pena tremenda. Questo si aggiunge al fallito tentativo di fuga da Recanati, quindi il non poter fuggire fisicamente da Recanati e non poter fuggire, potremmo dire, spiritualmente, metaforicamente, nei libri che leggeva. Quindi la totale impossibilità di fuga aumenta l'infelicità di Leopardi e lo porta a riflettere sul dolore dell'esistenza. È anche quella che lui chiama la conversione filosofica. Passa quindi a riflettere sul dolore, sulla necessità, del comprendere le ragioni dell'infelicità umana. Passa anche dal punto di vista religioso, dal cattolicesimo, appunto, in cui l'ha fatto crescere la sua famiglia, al materialismo. E questo lo porta appunto a un radicale pessimismo. Pessimismo che si centra, come abbiamo visto per il pessimismo storico, sull'importanza della natura. Qui, allo stesso modo, il fulcro è sempre la natura. Una natura che ha una grandissima forza creatrice, ma anche una fortissima forza distruggitrice, perché genera gli uomini per farli invecchiare, per farli ammalare, per farli soffrire e infine per farli morire. L'infelicità, secondo Leopardi, in questa fase è connaturata alla natura umana. Gli uomini nascono e da bambini seguono le loro illusioni, le loro aspirazioni e poi presto, appena giunti all'età adulta, si devono scontrare con la durezza della vita, la durezza della realtà, l'infelicità. Una natura che quindi è per Leopardi in questa fase matrigna, perché inganna i suoi figli, inganna gli esseri umani. Prima li illude, facendogli vedere la possibilità di essere felici, e poi gli toglie questa felicità, che è ancora peggio, secondo Leopardi, del non illudere per niente, perché secondo il suo pensiero, se non sono illuso, non posso aspirare a niente, quindi il non avere nulla, non mi porterebbe al dolore del vedere sfumare invece la possibilità di raggiungere la felicità, cosa che è impossibile agli occhi di Leopardi. Pessimismo
pessimismo cosmico si manifesta nell'opera, non soltanto nelle riflessioni, come abbiamo detto, dello Zibaldone, ma in particolare nelle operette morali e nei grandi idilli, che sono del 1828-1830. L'ultima fase del pensiero e della poetica di Leopardi è quella che è stata definita dagli storici atteggiamento eroico, dopo il 1830. Dopo appunto la fase del pessimismo storico, il poeta sostiene che è necessario smascherare, mostrare quelli che sono i falsi miti della civiltà moderna che pensa che attraverso la scienza, attraverso il progresso, l'uomo possa costantemente migliorare la sua vita, possa raggiungere la felicità, grazie appunto a un'idea di progresso illimitata. Leopardi entra fortemente in polemica contro questa visione del mondo e all'ottimismo, che sostanzialmente è un ottimismo di stampo illuministico, l'idea appunto del progresso nasce nell'illuminismo, lui oppone la convinzione secondo cui non esiste un progresso scientifico e tecnologico in grado di garantire la felicità, in grado di migliorare la vita dell'uomo. Il progresso a cui l'uomo deve mirare, casomai, è il progresso civile, fondato sui valori della solidarietà e della fratellanza. Sono questi due valori al centro del, potremmo dire, del testamento poetico di Leopardi, la Ginestra, composto nel 1836, una delle ultime grandi, l'ultima grande poesia di Leopardi. E è il testo appunto più significativo della fase napoletana e appunto Leopardi si trova a vivere a Napoli in questo periodo e spinge gli uomini, esorta gli uomini ad avere il coraggio di rendersi conto della propria reale condizione e di unirsi in quella che lui chiama una social catena, cioè un'unione tra uomini per combattere l'unica vera nemica della natura, l'unica vera nemica, cioè la natura. È quell'atteggiamento che viene chiamato il titanismo, proprio per l'idea di combattere contro i titani, contro i giganti. Il gigante è appunto la natura, gli uomini che dovrebbero allearsi per combattere contro la natura grazie agli strumenti della solidarietà e della fratellanza.